È stato lo stesso ministro dei beni culturali Dario Franceschini ad inaugurare la 23esima edizione della vetrina internazionale dedicata al restauro ed alla conservazione dei beni culturali ed ambientali. Dal 6 all'8 aprile 2016, nei padiglioni di Ferrara Fiere, su 16.000 metri quadri, sono presenti 280 espositori con 130 tra convegni e seminari, più 9 mostre ed eventi. Quest'anno al tema del restauro è stato aggiunto l'argomento dei musei, oggetto della recente discussa riforma voluta dallo stesso ministro Franceschini. Nel restauro siamo il paese guida nel mondo. Nel settore dei musei stiamo facendo un investimento di innovazione perché abbiamo le più grandi collezioni del mondo, ma non abbiamo un sistema museale moderno con servizi adeguati come si aspettano i visitatori di tutto il mondo. E quindi una fiera che mette a confronto l'esperienza del restauro, l'esperienza dei musei e tutti coloro che offrono servizi ai musei, biglietterie, applicazioni per gli smartphone, servizi aggiuntivi, caffetterie, bookshop, sicurezza. Davvero è un luogo economico molto importante, quindi è bene che la Fiera del Restauro si sia allargata ai musei e sicuramente crescerà in modo consistente nei prossimi anni. Naturalmente il Salone del Restauro non dimentica la ricostruzione ed il restauro delle zone terremotate dell'Emilia. La ricostruzione dell'Emilia è guardata in tutto il mondo come un esempio di buon governo, di integrazione tra il ruolo dello Stato, il ruolo degli enti locali, la società civile, il volontariato. E quindi è evidente che si è partiti dalle cose più urgenti, mi sembra una scelta molto intelligente, prima far tornare le persone nelle loro case, poi gli edifici civili, adesso sul patrimonio culturale, su cui molte cose sono state fatte, è un lavoro lungo naturalmente perché parliamo di restauri, ma per cui ci saranno le risorse necessarie. Cultura ed economia, turismo culturale ed economia culturale. L'Italia sembra aver imboccato finalmente la strada giusta per valorizzare il suo immenso patrimonio artistico e museale. La stessa regione Emilia-Romagna, insieme all'IBC, sono presenti in forze al Salone. Sentiamo l'assessore Palma Costi. Restauro, più musei, più ricostruzione. Qui c'è la cultura che è alla base di qualsiasi crescita civile, sociale, ma dico anche economica. La giunta regionale ha fatto un forte investimento sulla cultura, per noi è un investimento anche sulla economia, quindi sul fare impresa, tant'è che uno dei punti importanti della nostra strategia di specializzazione intelligente è quello di investire molte risorse sulle imprese culturali e le imprese creative. Ma torniamo all'inserimento del tema musei all'interno del Salone, che è il vero punto di forza di Restauro 2016, come ci conferma Carlo Amadori, capo progetto di questa manifestazione. L'inserimento del tema musei è un qualche cosa che ha a che fare con la riqualificazione del sistema museale italiano, che è un'operazione straordinaria che noi possiamo portare avanti in quanto da 25 anni ci occupiamo di restauro. Ci sono tantissime materie che si esprimono attraverso gli espositori della fiera e che domani possono determinare un'evoluzione del sistema museale italiano.